Giovane scomparso da una settimana, un ventenne di origini marocchine, scomparso da casa a Torre del Lago il 29 maggio. Il padre ne ha denunciato la sparizione al commissariato di polizia. Infortuni sul lavoro in netto calo in Versilia, secondo l'ultimo resoconto nel secondo trimestre del 2013. Nuovi cimeli pucciniani per il Museo di Celle, presentate le acquisizioni dell'Associazione Lucchesi del Mondo grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio. Evasione fiscale e giro di vite sugli immobili, accordo tra Comune di Lucca e ANCI per una verifica delle rendite catastali di case modificate per portare a galla operazioni di compravendita irregolari. Lo sport, il calcio e il Gazzettino a Tarantino, il premio organizzato da Gazzetta Lucchese assegnato all'attaccante rossonero nel corso di una bella cerimonia. L'Ital Basket verso l'Estonia, la nazionale femminile sta lavorando sodo al Palatagliate di Lucca in vista della gara di domenica, prima sfida di qualificazione per gli europei. Buonasera, ben trovati per questa nuova edizione del TG Noi, che dunque apriamo con la cronaca, la scomparsa da casa da ormai una settimana di un giovane di 20 anni. Vediamo il servizio. È dal 29 maggio che la famiglia di Karim Debbab non ha più sue notizie. Il giovane ha 20 anni ed è di origini marocchine. È scomparso da casa a Torre del Lago lo scorso giovedì e così il padre ne ha denunciato la sparizione al commissariato di polizia di Viareggio. Il giovane avrebbe qualche problema di salute e non ha con sé né documenti né denaro. Non è la prima volta che si allontana, l'ultima volta era stato ritrovato a Genova dopo 27 giorni di assenza da casa. Quando è uscito dalla propria abitazione per l'ultima volta indossava una t-shirt chiara, dei pantaloni di jeans corti, scarpe di gomma, è alto 1,75 m, robusto, occhi e capelli castani. Il padre chiede a chi avesse qualche notizia del figlio di mettersi subito in contatto con la polizia. Le forze dell'ordine hanno avviato le ricerche nei principali luoghi pubblici, ma al momento del giovane Karim non ci sono tracce. Scippatore in azione questo pomeriggio nel centro storico di Lucca. Un uomo in sella ad una bicicletta ha strappato la borsa ad una donna di 80 anni. Il fatto è avvenuto in via delle Rose. La signora per fortuna non ha riportato ferite, indagano i carabinieri. E la polizia di Lucca ha bloccato e identificato un gruppo di ventenni lucchesi che, armati di bombolette e spray, avevano imbrattato alcuni muri del centro città. Il fatto è avvenuto la notte scorsa, una pattuglia della squadra volante ha fermato i ragazzi, tre maschi e due donne. All'interno dello zaino di uno dei giovani sono spuntate 10 bombolette spray. Da un controllo e poi dalla missione degli stessi giovani è risultato che alcuni di loro avevano imbrattato saracinesche e muri della zona. E ancora per la cronaca, i carabinieri della stazione di Forte dei Marmi hanno arrestato per furto aggravato continuato e rapina impropria un uomo di 38 anni. Nella tarda serata di ieri i militari sono intervenuti presso un supermercato di Pietrasanta dove l'uomo, un italiano, dopo essersi impossessato di alcuni capi di abbigliamento ed essere stato scoperto, era fuggito dopo aver spintonato un addetto alla sicurezza. Scattate le ricerche, i militari lo hanno fermato poco distante all'uscita di un altro supermercato dove aveva trafugato altre magliette. In Versilia ci sono buone notizie sul fronte degli infortuni sul lavoro. Perché? Perché questi incidenti stanno diminuendo. Vediamo. Gli infortuni sul lavoro in Versilia sono in netto calo. L'attenzione va comunque tenuta alta. L'azienda USL 12 ha diffuso i dati sugli incidenti avvenuti nel secondo semestre 2013. Complessivamente gli infortuni sono stati 1172. 866 quelli prevenibili, cioè che possono essere stati determinati dalla carenza di adeguati standard di sicurezza, comunque in netto calo se si pensa che nel 2011 in un anno gli infortuni erano stati quasi 3.000. Il dato più importante è quello che riguarda la gravità degli incidenti, nessun mortale e solo due con prognosi riservata, un elettricista caduto da una scala e il membro dell'equipaggio di un peschereccio caduto da un ponteggio. I comparti produttivi in cui si verificano il maggior numero di infortuni che potrebbero essere prevenuti sono il chimico, il lapideo, l'agricoltura
elettricisti, idraulici in bianchini e verniciatori. A livello territoriale, la palma di comune con maggior numero di incidenti sul lavoro spetta a Viareggio, seguito da Camaiore e Pietrasanta. Ovviamente in questi dati incide il fatto che a Viareggio si concentri il maggior numero di attività produttive della Versilia. La 60ª edizione del Festival Puccini sia l'occasione per il rilancio culturale della Versilia e per il lancio di un calendario legato ai territori del maestro. Lo hanno affermato i senatori del PD Andrea Marcucci e Emanuela Granaiola nel corso della presentazione dell'edizione 2014 avvenuta questa mattina a Roma alla presenza del ministro Franceschini. La Fondazione Puccini, hanno detto, deve assicurare l'equilibrio dei conti e la qualità della programmazione con la garanzia del finanziamento di 1 milione di euro assicurato dalla legge nazionale. E rimanendo a Viareggio si fa sempre più critica l'emergenza abitativa. Questa mattina è stato rinviato con non pochi problemi lo sfratto di un'abitazione del centro di una famiglia con un anziano immobilizzato a letto e un minore. Da alcuni anni il comune pagava l'affitto, poi l'amministrazione ha interrotto il pagamento. Questa mattina, dopo l'intervento della polizia e dei rappresentanti della brigata antisfratto e l'Unione Inquilini, lo sfratto appunto è stato rinviato. E di questa difficile situazione dell'emergenza abitativa, ma anche dello stesso Festival Pucciniano, di Carnevale, di Porto e del futuro delle società partecipate, parleremo domani sera all'interno dello speciale TG Noi in onda alle ore 21. Ospite e protagonista, infatti, sarà il sindaco di Viareggio, Leonardo Betti, che risponderà alle nostre ma anche alle vostre domande. Potrete infatti intervenire in diretta con un SMS al 348 6559 792, numero che potete vedere anche in sovraimpressione nelle news che scorrono. Appuntamento, ve lo ricordo, domani sera alle ore 21. E rimanendo a Viareggio, la Guardia Costiera ha denunciato un 50enne per occupazione abusiva di suolo demaniale finalizzato al parcheggio dei veicoli. In sostanza, l'uomo aveva organizzato un vero e proprio parcheggio abusivo con tanto di cartello. L'uomo è stato sorpreso mentre, dopo aver sistemato ombrellone e tavolino, aveva allestito appunto questo parcheggio in darsena. 4 euro per le auto, la metà, ovvero 2 euro, per moto e scooter. Abbiamo parlato del Festival Pucciniano, torniamo a parlare di Giacomo Puccini, ma in particolare della Casa Museo di Celle. Questa mattina la presentazione di nuovi cimeli. Vediamo. Da oggi la Casa Museo di Celle Puccini è più ricca. È stato grazie al contributo della Fondazione Cassa del Risparmio di Lucca che l'Associazione Lucchesi nel Mondo ha potuto acquisire nuovi cimeli per questo piccolo gioiello museale, già dotato di un nutrito corpus di fotografie, lettere, manoscritti musicali autografi e progetti appartenuti al maestro, attraverso i quali è possibile ripercorrere la sua vicenda umana e artistica. Le acquisizioni sono state presentate dal presidente dei Lucchesi nel Mondo, Ilaria Del Bianco, e dal presidente della Fondazione Arturo Lattanzi, alla presenza della nipote del maestro Simonetta Puccini. Puccini rappresenta per Lucca tutto quello che sappiamo. La Fondazione doverosamente ha sempre prestato la massima attenzione, lo dimostra i vari investimenti fatti nella casa di Lucca, nella casa di Torre del Lago e in tutte le manifestazioni. Questo intervento ci è stato a suo tempo sottoposto dagli Lucchesi nel Mondo, che ci hanno illustrato questi documenti. La Fondazione ha ritenuto opportuno contribuire anche a questo. Con questa acquisizione noi abbiamo voluto celebrare e ricordare per sempre nel futuro i 40 anni dall'inaugurazione di questo museo. L'intero anno 2014 è stato dedicato a questa importante ricorrenza e il materiale documentario che oggi stiamo per presentare assume per Celle una importanza rilevante, in quanto noi abbiamo sempre sostenuto che qui a Celle si è aperto e si è chiuso quasi un cerchio sulla dinastia di Giacomo Puccini. Partì Jacopo e ritornò Giacomo pochi giorni prima del suo ultimo viaggio a Bruxelles.
Il museo entra in possesso di una fondamentale documentazione relativa alle Villi, l'opera ballo che Puccini compose nel 1883. Tra le nuove acquisizioni sono da segnalare alcune lettere della famiglia Puccini, in particolare di Giacomo Senior e del figlio Antonio. Di non minore importanza, le lastre originali in vetro delle foto scattate in occasione dell'ultima visita di Giacomo Puccini a Celle il 26 ottobre 1924, presumibilmente le ultime istantanee del maestro. Pochi giorni dopo, infatti, questi partiva per Bruxelles, da dove non sarebbe più tornato. Al via i bandi per la ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto in Garfagnana, ne dà notizia la deputata del PD Raffaella Mariani. Con l'erogazione dei primi 5 milioni giunge a compimento il lavoro di un anno, afferma, una risposta concreta che permette di dare il via libera alla fase post-emergenza. I bandi rivolti alle famiglie scadono il 30 giugno, dunque c'è tempo fino al 30 giugno per presentare le richieste ai rispettivi comuni. La valutazione dei danni è stata stimata in 21 milioni di euro. Prosegue il nostro impegno, ha detto la Mariani, per il reperimento di altri 16 milioni. Adesso parliamo di lotta all'evasione. È stato siglato, sta per essere siglato per l'esattezza, un accordo fra Comune di Lucca e ANCI. Vediamo i termini. Il Comune di Lucca stipulerà una convenzione con ANCI Toscana che servirà ad attivare una collaborazione fattiva in materia di contrasto all'evasione fiscale. I termini di questo accordo sono stati presentati nelle sale del municipio dal sindaco Tambellini, dall'assessore Cecchetti e dal rappresentante di ANCI Dario Gambino. La convenzione in particolare si concentrerà su due aspetti fondamentali, quello della revisione delle rendite catastali e quello della partecipazione all'accertamento erariale. In una prima fase la collaborazione tra Comune di Lucca e ANCI Toscana si concentrerà sull'attività di revisione del classamento di singole unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in catasto, oppure di unità immobiliari che presentano situazioni di fatto che non sono più coerenti con i classamenti catastali a seguito di variazioni edilizie permanenti. Sul fronte della partecipazione all'attività di accertamento erariale si comincerà invece ad analizzare gli atti di compravendita con l'ausilio di sistemi informatici per comprendere se vi siano casi di vendite simulate per occultare base imponibile all'erario. L'adesione alla convenzione con ANCI verrà formalizzata nei prossimi giorni e rientra in un quadro di rapporti di collaborazione che il Comune di Lucca sta mettendo in piedi anche con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. Quella che state per vedere è la registrazione della diretta streaming della prima giornata dei lavori dell'undicesima edizione della conferenza nazionale HD Forum Italia, una sessione ospitata nella sala De Mollo di Palazzo Ducale a Lucca. All'ordine del giorno gli interventi dei relatori sugli scenari dell'innovazione, dell'industria e dei fornitori di contenuti broad, senza comunque dimenticare gli attori istituzionali. Al centro dei lavori la relazione di Don Dario Viganò del Centro Televisivo Vaticano, che ha evidenziato tra l'altro come la produzione in tecnologia 4K oppure Ultra HD della canonizzazione dei papi sia stato il segno evidente di come in futuro la documentazione di questi eventi con tale sistema abbia un valore assoluto. Domani sarà la volta delle sfide digitali proiettate nel futuro e relazione internazionale con massimi esponenti che arriveranno da Giappone, Germania, Francia, Spagna, Inghilterra e Arabia Saudita. Adesso parliamo di scuola, di formazione. Questa mattina sono stati inaugurati i rinnovati locali della succursale dell'Istituto Passaglia. Sono serviti 330.000 euro, ma adesso la succursale dell'Istituto d'Arte Passaglia, più comunemente conosciuta come il cantiere, è più sicura e accogliente. Con un sopralluogo da parte di provincia e Fondazione Cassa del Risparmio di Lucca, lo stabile, che sorge tra via della Caserma e Corso Garibaldi, è stato ufficialmente inaugurato. I lavori sono stati presentati dal presidente della provincia Stefano Baccelli, dal preside Walter Rinaldi e dal responsabile della comunicazione della Fondazione Marcello Petroziello. L'intervento effettuato da Palazzo Ducale, grazie al contributo della Fondazione, è stato più
piuttosto complesso. Il rifacimento delle coperture, nuovi impianti elettrici, un sistema di illuminazione che garantisce il risparmio energetico, pareti tinteggiate, soffitti e capriate riportati a vista e nuovi intonaci esterni a riqualificare non solo l'edificio stesso, ma anche questo bell'angolo del centro storico. Il contributo era stato richiesto perché l'edificio, bene culturale di valore storico-artistico, risultava inagibile in alcune sue parti a causa di reiterate infiltrazioni dai tetti. Adesso i ragazzi del Passaglia possono frequentare una scuola sicura e davvero molto accogliente. È stato un grande successo il concerto lirico organizzato dal Circolo Amici della Musica Alfredo Catalani a favore della sezione di Lucca dell'Associazione Italiana Parkinson, evento che ha visto protagonisti della serata un cast di eccezionali artisti come il basso Carlo Colombara, il giovane baritono Costantino e l'attore Alessandro Bertolucci, accompagnati dalla pianista Laura Pasqualetti. La serata ha permesso di raccogliere 1.320 euro destinati appunto all'Associazione Italiana Parkinson di Lucca. È tutto per la prima parte del TG Noi, adesso una breve pausa pubblicitaria e poi ancora insieme per la pagina sportiva. Fra poco.